colgo l'occasione per fare per esternare la mia soddisfazione, per ringraziare il presidente per gli ultimi sforzi, perché secondo me sono arrivati 3 calciatori funzionali a quelle che sono le nostre idee di gioco. Mi riferisco a Tozzo, a Malotti e a Bernardotto, e non era scontato, nel senso, tutti quanti sapete, sappiamo che momento sta vivendo l'intero paese e tutto il mondo, e i pochi soldi che stanno girando in ogni ambito, non solo in quello calcistico. Chiaramente siamo agli inizi e ancora il mercato non è chiuso, l'organico ancora non è definito perché ci sono delle posizioni che sono scoperte, però questo sarà tema di confronto col presidente e col direttore, perché chiaramente la squadra e il gruppo ha delle esigenze a cui dobbiamo fronteggiare. Per quanto riguarda Surricchio rimarrà in prima squadra, ma non perché io glielo sto regalando, ma perché secondo me è un ragazzo che ha prospettive, è un ragazzo che ha qualità. Chiaramente deve maturare fisicamente, deve fare esperienza, però penso che allenandosi con giocatori del calibro di Mungo e Arrigoni possa solamente attingere e migliorare. Chiaramente in questo momento si parla di un ragazzo giovane che è un under 16, anagraficamente parlando, e ci vuole del tempo, ma io, insomma, venendo anche da quel percorso là di settore giovanile, cerco di guardare non sul momento ma sul lungo periodo, e penso che questo percorso a Jacopo gli possa far veramente bene.